Rocks. Join the club. Come vi chiamate, faccia di merda? Davide? Davide chi? Quello di Golia? Gianluca? Quale? Quello dei soliti idioti? Eric? Eric il rosso per caso? Se voi, signorine, finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma, ma fino a quel giorno potrete condurre soltanto un programma radiofonico. Ti odio! Bitch, I'm in the back puffin'. Me and my cousin fucking buzzin'. Got the razor blades tuckin'. Airin' out the fucking room like legs plugging. Sono pronto, ho già fatto scappare gli altri ascoltatori stasera. Sì, sì, vabbè, sai che quando arriviamo noi scappano tutti quanti. Però arrivano i nostri amici, arrivano i Beppi. Arrivano i Beppi. Arrivano i Beppi. Per la Giappo sigla. Sei pronto per la Giappo sigla? Tu non sei, stasera non la conosci, non la sai. No, non la sai, non la sai. Senti un po'. Vai. Questa è facile. Facilissimissimissima. Dobbiamo andare degli indizi. Come? Degli indizi? Allora, gli indizi è l'ultimo fenomeno praticamente del ventennio, forse esagerato, del decennio. L'ultimo fenomeno manga, anime più grosso del decennio. Anime. Dai, avranno indovinato sicuramente i nostri ascoltatori, ce lo diranno al 349-192-7726. I nostri Beppi. I nostri Beppi. Ormai i nostri ascoltatori sono diventati i Beppi. A questo proposito io devo fare delle scuse. La settimana scorsa non abbiamo detto di nuovo il titolo, non abbiamo pronunciato di nuovo il vincitore, che era Beppe ma l'altro. Beppe è l'altro. Quindi ci scusiamo con il buon Giuseppe. Va bene, va bene. Beh, boh, qua è già arrivato, chiaramente è già arrivata una risposta da Beppe. E voilà. Che si firma Beppe, giustamente. Giustamente. Vabbè, andiamo di sigla. Vai. Signore e signori, buonasera. Con una punta d'orgoglio, siamo qui per esporre agli azionisti e ai giornalisti presenti i risultati delle nostre strategie di investimento. Eppure io. Allora, stanno arrivando un sacco di messaggi. L'hanno indovinata subito, sto giro era troppo facile. Beh, per forza, ma non lo diremo subito perché sennò roviniamo tutto. Però riesci, dovresti organizzarti. Dobbiamo metterci un alarm, un qualcosa, un avviso sul telefono che ci ricordi di ricordare il vincitore. Esatto, il vincitore. Intanto tu hai capito chi è stato il primo? È stato Beppe? Il vincitore della Rubeppe? Primo Beppe e a bomba subito dopo Cesco, che l'altra volta ho chiamato Beppe, comunque va giustamente, bene, lo stesso. Giustamente. E hanno indovinato entrambi. Tra vabbè, l'altro vabbè. Cesco dice, senza conoscerla vado su e spara il titolo e indovina. È la zecca, va bene, va bene. Intanto New Profile Peak, il nuovo singolo dei Suicide Boys, che io vi ho già
propinato a raffica, a mitraglia più e più volte, perché mi gasano parecchio e come al solito non hanno deluso, hanno spinto tantissimo. Bentornati a Ti Odio o Al Ti Odio? Non l'hai capito? Al, vero che più, mi piace di più, è più meglio, sì. Bentornati al Ti Odio su Radio Brown The Rocks. Cosa mi proponi invece tu? Allora, una roba che posso dirti, l'ho messa in scaletta e non l'ho ancora sentita. Idem. Ok, vuoi fare una reaction? C'è una reaction, ci come, sto. Come una volta, come intanto salutiamo Davide. Davide, se ci sei, batti un colpo. Ok, facciamo una reaction su singolo nuovo dei Green Day. Ci sta. Ok? Vai. Che si chiama Pollyanna, come il cartone. Non c'era un cartone, Pollyanna? Secondo me sì. Mi cogli impreparato. Vabbè, fa lo stesso. Ok. Quindi lascio i microfoni su? Microfoni aperti? Io direi di sì. Però un pezzettino lo facciamo sentire. Dai. Vabbè. Oh, quindi singolo nuovo dei Green Day, a sorpresa, Pollyanna, microfoni aperti, facciamo la reaction. Diventati felicissimi oramai, spensierati ma da anni. Troppo solari? Troppo. Per me troppo. Vabbè, aspetta, va. E la tolgo? No, se vuoi no, la tolgo. No, no, ma ci mancherebbe assolutamente. Però voglio sentirla. Pare tutta. Brutto. Allora, diciamo che però ho subito un appunto. Vai. Cioè, a meno che io non stia cogliendo delle, insomma, dei doppi significati nascosti, che sia una canzone così solare apposta per nascondere qualcosa di più cupo, impegnato, sì, dietro. Non lo so, nel caso non lo sto cogliendo. Vabbè, chiediamo ai nostri beppi se lo sanno. Noi non sapevamo niente, l'abbiamo messa in scaletta così. Vabbè. Esatto. Vabbè, è andata così. È andata così. Io, insomma, i Green Day hanno sempre avuto questo piglio parecchio più luminoso, insomma, degli altri. Beh, non, magari non proprio dei colleghi, perché anche i Blink ce l'avevano questa cosa qua. Ma molto spesso questa luminosità, questa falsa spensieratezza tendeva a nascondere, insomma, altri temi, altre emozioni. Era un po' il bello dei Green Day, che qua invece mi sembra che siamo felici, facciamo la canzone felice. E boh, fateci sapere cosa ne pensate. E a noi non piace. A me non piace. Troppa allegria, troppa felicità ci disturba. Secondo me sì, se non siamo incazzati non ci piace. 349-1927-726, i nostri beppi ci dicano cosa ne pensano. Allora, tra l'altro Cesco lancia un hashtag meraviglioso che è We Are Beppe, che ci che piace direi un che sacco. È perfetto. E poi entrambi, sia Cesco che Beppe, ci hanno girato la sigla di Pollyanna, il cartone che io ho citato. Anzi, Cesco giustamente dice shame on you, Eric, shame on you, perché non ti ricordi di Pollyanna. È andata così. Allora, proviamo un po', aspetta. Vai. Sai che io quando devo lanciare le cose dal telefono sono un po' impedito. E che problema c'è? Io intanto posso dire che in perfetto stile Ti Odio stiamo facendo di nuovo la solita roller coaster. Com'è che si dice in italiano quella roba lì?
la montagna russa. Ecco, montagna russa. Che piccio. Vabbè, ok, niente. La solita montagna russa di genere. Vediamo vai un po' se ci siamo. Forse qua tre. Neanche così, ti si aprono le finestrelle. Ma proprio zero. Ma zero, zero. Penso di non averlo mai, non mi è mai capitato di vederlo. Ah, vabbè. E comunque il nostro Beppe dice: meglio la Pollyanna di Cristina D'Avena. Ok. Ok, vabbè, ci siamo. Quindi credo, mi pare di capire che ai nostri ascoltatori non è, insomma, non sia piaciuta. Sì, anche secondo me. Ma devo ci ho colto un po' di Cristina D'Avena in questi Green Day. Ah, ecco, che meraviglia. Vabbè, senti, aggiustiamo subito il tiro con questo pezzo. Hai già avuto modo di sentirlo? No. Ok, è una mina, nuovo dei Death From Above, che si chiama Free Animal. E hanno riacquistato di nuovo il 1979, vabbè, boh, decidono loro. Eric, tutto no, a posto? No, direi okay di no. Ti è piaciuto il singolo nuovo? Cioè il singolo, non lo so, è uscito l'album che vabbè devo ancora sentire, però insomma a me è piaciuto un botto. Ci sta, non dispiace, mettiamola così. A me loro piacciono molto. A un certo punto avevano deciso di, loro si chiamano Death From Above 1979. A un certo punto avevano deciso di Death From Below. No. hanno deciso di tagliare il 1979 e avevamo pubblicato qualcosa senza il 1979. Adesso pare abbiano deciso di rimetterlo perché si vede che boh. Magari la gente si confondeva. Metti che posso immaginare quanti gruppi avessero quel nome lì. Va bene, nessun problema. Abbiamo comunque apprezzato, mentre ora, come abbiamo detto, abbiamo parlato di questa montagna russa di generi ed emozioni. Adesso si ritorna in discesa. Nuovo giro, nuova corsa. Nuova corsa, giù il gettone. Giù il gettone, e ci spostiamo invece da oltreoceano per un altro. Torniamo in casa, nella nostra terra madre, per un nuovo singolo trap. È il ritorno del re, l'abbiamo già detto. Questa gag l'ho già fatta. Sì. Perché era già sì uscito un altro singolo, Side Baby. A sorpresa, sbuca di nuovo fuori con due sorprese. In realtà, attenzione, perché ci ricordiamo che erano litigati con la Polo, certo, con... certo. E c'è annunciato featuring di Side Baby nell'album di Tony.
Si vede che hanno riallacciato. Ci sta. Mentre noi questa sera ci andiamo a sentire il nuovo singolo. Quindi abbiamo deciso di perdere i pochi ascoltatori che abbiamo che non stanno guardando la partita. Side non si tocca, Arturo, Arturo mio, Fontanelle San Pietrini. Re di Roma. Sono di Roma come Fontanelle San Pietrini. Chi suona con i miei fratelli, fanculo i tuoi amici. Roma Sud, ma i miei vestiti sono di Parigi. Non fotto con questi falsi, non fotto con ste bitch. Sono di Roma come Fontanelle San Pietrini. In zona con i miei fratelli, fanculo i tuoi amici. Roma Sud, ma i miei vestiti sono di Parigi. Non fotto con questi falsi, non fotto con ste bitch. Side baby, sei in presenza di un mostro. Roma Sud per sempre in strada come Fontanelle. Il mio outfit viene da Parigi. Off-white, sì, me le ha mandate Virgil. Il mio orologio rende chi mi odia cieco. 10.000 sui denti, quindi quando parlo spendo. Sto per tornare con la merda più vera mai scritta. La tua ragazza è la troia più grande mai vista. Fra mi fermano le guardie, sai delle cose come vanno. Prima mi fermavano gambe aperte, mani sull'auto. Trap è diventato rapper, l'ho fatto davvero. Mi sono promesso che avrei fatto tutto ciò che ho detto. Il tuo tipo lavora al call center, ring ring. Fischiello di Roma Sud con il collo che fa bling bling. Tranquillo in strada, questo posto è la mia casa. Entriamo al club, tieni d'occhio la tua ragazza. Sono di Roma come Fontanelle San Pietrini. In zona con i miei fratelli, fanculo i tuoi amici. Roma Sud, ma i miei vestiti sono di Parigi. Non fotto con questi falsi, non fotto con ste bitch. Sono di Roma come Fontanelle San Pietrini. In zona con i miei fratelli, fanculo i tuoi amici. Roma Sud, ma i miei vestiti sono di Parigi. Non fotto con questi falsi, non fotto queste bitches. Bitches, digliela un po', Side, Fontanelle San Pietrini. Oh, la speranza generale di chi l'ha seguito, di chi lo segue, di chi segue anche solo vagamente questa scena, è che il, questo nuovo album fantomatico che dovrebbe essere in lavorazione, che dovrebbe arrivare, abbia un po' queste, torni ad avere queste, delle tonalità un po' più cupe, delle tematiche un po' più serie, perché ha già dimostrato che le volte in cui vuole parlare di roba che conta, alla fine lo fa e lo fa bene. Poi ovviamente deve piacerti questo tipo di musica. Chiaro, chiaro, va bene, speriamo, incrociamo le dita. Nel frattempo, non so se hai sentito anche durante il pezzo, è arrivato il commento di Davide rispetto a questa canzone. Faccelo sentire nel dubbio. Sei un bastardo, sei veramente un bastardo. Grazie Davide, dubbi, grazie. Questo perché? Perché è arrivato il momento, quello che, boh, possiamo considerare l'angolo di Davide? Sì? Cioè, nel senso che non è più il mambo? Cosa vuol dire? No, beh, sì, chiaro, però questi sono pezzi scelti da lui. Ah, boh, perché allora Davide non c'è, ma c'è. Non sempre. C'è, ma c'è. Lui Davide contribuisce sempre alla stesura della scaletta, insomma, e a insultarci in diretta, come avete appena sentito. E quindi io direi di, insomma, pareggiare un attimino. Siamo passati da una parte all'altra dell'oceano per spostarci di nuovo, insomma, perché da Side Baby qua ci spostiamo in forse qualcosa più da Ti Odio, tanto più da Ti Odio. Dici? No, no, beh, dai, insomma, ci sta tutto e lo sappiamo, però insomma qua qua accontentiamo un po' di gente, secondo me, con questo pezzo qua. Vabbè, stiamo a vedere. Non sei convinto? Ma no, nel senso, ci sono più pubblici. Giusto, vabbè, li accontentiamo tutti, quindi no, è un colpo al cerchio e uno alla botte. Bravo, giusto? Digliela un po'. E quindi questa cos'è, il cerchio o la botte? Poi vedi, ditecelo voi. Faith No More. Blue words are so familiar. All the same grades, the same mistakes. It doesn't have to be like this. If you don't make a friend now, one might make you. So learn the gentle art. Just one more.
the rocks. Join the club. La botte, secondo me è meglio la botte, non lo so, non abbiamo ancora stabilito cosa è cosa. 349 192 7726, qual è il cerchio, qual è la botte, boh, poi vediamo. Intanto Beppe ci ha scritto: buongiorno signora, sono il re di Roma. Che però, Beppe, ti ripeto un'altra volta, questo è l'altro, questo era Tony, non era Side, vabbè. No, Side era quello che smascellava, ha fatto il video dove smascellava, esatto. Sono re di Roma, oh, esatto, che esatto. Proprio, sono tutti re di Roma oramai, sono solo di re di... giustamente, quanti erano i re di Roma? Era tanti. Erano parecchi a profusione. 7. Quali sono? Adesso fammi l'elenco. Beh, sono Tony F, Side Baby, Wayne Santana, Noiz Narcos. Vabbè, abbiamo detto la cagata. Andiamo di sigla. Andiamo di sigla. Mambo, mambo italiano, hey, hey, mambo, mambo italiano, go, go, go. Mixed up a Siciliana, all you Calabrese do the mambo like a crazy with a hey mambo. Tu lo sai che se non mi interrompi, per me possiamo andare avanti tutto il tempo. Ma per me possiamo stare fino a mezzanotte di domani, non è un problema. Questa sigla stupenda ci anticipa quella che era, che in realtà la rubrica dedicata alla musica italiana. Musica italiana. A proposito di musica italiana, il nostro Beppe ci dice: comunque vorrei ricordare Franco Battiato, il mio maestro e cantante preferito. E certo, Beppe, non stai, resta connesso. Resta connesso perché ci sarà il momento, come è giusto che sia. Ciò che è dovuto verrà dato. Ma perché ti devi incartare stasera questa roba? Vabbè. Allora, a sorpresa, cioè a sorpresa, boh, no. Allora, è uscito 15 giorni fa più o meno, è uscito un pezzo nuovo dei Casinò,
che si chiama Fermi alla velocità della luce. Okay. Ma è uscita una versione, una GarageBand Take, che era una versione panchettosa, strana. Strana per loro, nel senso che sì, ricordava un po' le robe vecchissime loro, però in realtà rispetto alla direzione che avevano preso, insomma, era una roba molto molto strana. E invece l'altro giorno è uscita questa versione qua, che è la versione in teoria quella originale, ed è una cazzo di mina, e quindi insomma non potevamo non metterla. Continuo il cammino e la strada lasso, forse ora io seguo le tracce, le rilascerò per chi ci seguirà. La logica inseguo, ma lei mi abbandona ancora. Entriamo, se c'hai la pressa stasera. No, io non miseria. Voglio fare il rompiballe, però voglio farci stare tutto. Qua era un pezzo perfetto, cioè questo era il momento di entrare a rompere le balle al Casino Royale. Basta. Hai ragione, però è un pezzo figo. È un pezzo figo, vogliamo far sentire i pezzi fighi. Ma a me non è piaciuto. Ma sei proprio un cane. Davvero, non ti è piaciuto? È serio? No, non mi ha detto niente di che. Vabbè, intanto il nostro Davide ci ha mandato un vocale, vogliamo provare a sentirlo in diretta senza un preascolto? Così dai, ci vediamo. Lanciamo. Però io devo fare prima una roba, perché sennò sai che io sono impedito. Vediamo se parte subito un bestemmione. No, spero proprio. Beh, dai, lo sa che lo mandiamo in diretta, spero proprio di no, perché sennò ci facciamo la figuraccia. Ok? Ok, allora, messaggio arrivato, proviamo a sentirlo. Aspetta, no, facciamo così, lo preascolto, va, forse è meglio. Vabbè. Di altre due cazzate sui Casinò. Casinò, allora, cosa posso dire dei Casinò? Che il mio pezzo preferito dei Casinò in realtà non è propriamente un pezzo dei Casinò, nel senso, è un pezzo loro, ma la mia versione preferita è la versione che hanno fatto una volta live con Samu dei Subsonica. Chiaramente io non ti stavo ascoltando perché stavo ascoltando il vocale di Davide. Non è un problema, mi stavano ascoltando i miei fanghi, non i miei beppi, non è nessun problema. Quindi, ok. Vocale pronto? Vocale pronto, sentiamo invece il giudizio di Davide, del nostro Davide. Vai. Caro Gianluca, non avrei saputo dirlo meglio. Una cazzo di mina. Grandi Casino Royale. Ciao a tutti. Ci manchi, bestiale. Davide, ci manchi. Poi quando ci sono queste robe qua, insomma, ci scorniamo con Eric, quindi... Vabbè, ci sta anche. Io direi che è il bello, la dualità del ti odio, perché sennò. Hai ragione. Allora provo a farti ricredere con questa altra novità italiana, perché sono tornati i Ministri. E questo è un pezzo fighissimo, con un EP, sono solo una manciata di pezzi, 4 pezzi, però insomma sono. Da 50 euro un EP? Sì, 20 euro, 22 euro. We'll be right back.
meglio qua? Diamo decisamente meglio. Cronaca nera e musica leggera, che non l'abbiamo detto in apertura. Bel pezzo. Magasato, per forza. Che è anche il titolo dell'EP. Tu sei già in diretta. Sono già in diretta, quindi stavo già salutando gli amici di Instagram. Sì, te l'ho detto prima, mi ricordava qualcosa. Ho detto, ma l'abbiamo già passata? No, forse la title track. Esatto. Sì. Tu esatto. Perché sei già in diretta? Perché? È arrivato il momento. Sì. Eric, it's time. E pare di sì, è arrivato il momento della rubrica più figa della radiofonia mondiale. Dovremmo fare un programma solo con questa rubrica qua. Sì. Solo di solo di giocando, finisco le idee il giorno 1. Beh, ma no, si può parlare in generale di mille cose, che ne so, dell'ipotetica nuova PS5, che adesso, siccome ci sono problemi di produzione, ci sarà, no? Tra l'altro pare che chi non si è dato una mossa a prendere PS5 a novembre sappia che non la vede per un altro anno, così pare. Addirittura. Così dicono, così pare che 2022 inoltrato e poi vediamo. Vabbè, ti ho interrotto perché questo è il tuo momento. Quindi stasera cosa parliamo? Questa sera devo andare a integrare il discorso di Resident Evil Village. Perché settimana scorsa stava per... Ma di nuovo? E stai calmo, okay. 2 settimane fa intanto, non settimana scorsa, continuo a sbagliare. Stava per uscire, sarebbe uscito quel fine settimana. E io adesso l'ho già giocato, scoppiato, finito, archiviato. Ah, e quindi è il momento di dire le cose come stanno. Attenzione, hanno detto tutti delusione della Lady Dimitrescu lì, come stavo giusto per dire questo, quindi allora non farò spoiler enormi, però comunque qualcosina, dei micro spoiler ci sono. Nello specifico, la Dimitrescu che sembrava essere il mega boss finale, non lo era. Cioè era un boss, cioè la Dimitrescu è il tutorial, è il primo quarto di gioco. Ah, ok. Però era un personaggio particolare, iconico, che sì. Insomma, diciamo che allora io non ho ancora deciso se questa cosa qua mi fa incazzare o l'ho apprezzata, nel senso che alla fine è stato solo marketing geniale. Loro hanno spinto tutto sta vampirona enorme che ti insegue. Sì, erano tutti convinti che sarebbe stato tipo il Tyrant del 3. Esatto, e lo è per il primo quarto. E poi invece è andata così. E poi invece si apre in tutto un'altra trama, altri personaggi, altri luoghi di questo luogo, altre sezioni di questo luogo, che in realtà è apprezzabile perché avevamo tutti molto paura che se il gioco si limitava a villaggio e castello diventava troppo riduttivo. Invece poi si allarga e diventa una roba carina. Però è importante da tenere, una roba da tenere presente, importantissima. Se vi aspettate insomma un Resident Evil un po' più classico, o meglio, se vi aspettate Resident Evil 7 ma nel setting dell'8, come tra l'altro forse ho detto io 2 settimane fa, il primo quarto di gioco l'ho passato incazzati, perché tanto hanno deciso di prendere tutta un'altra deriva, un pelo più action, e come già avevano fatto in altri capitoli, tipo dal quarto eccetera. E se non parti con queste false aspettative qua, poi ti gasi pure, perché a parte secondo me qualche passo falso verso la fine, però io sono anche un rompiballe, in realtà poi il gioco è bello, è godibile. E niente. Bene, quindi diamogli un voto. Io non mi sento di andare oltre 7. E l'8 potevi dargli almeno 8. Forse Beppe gli ha dato un 8. Non mi ricordo. Batti un colpo, dici anche il tuo voto. O chiunque abbia già giocato a Resident Evil, l'ultimo capitolo, Village, ci può scrivere al 349-192-7726 e di darci il suo voto. Poi facciamo una media, okay? Precisamente. Cosa ci porti stasera? Questa sera vi porto un pezzo non dalla colonna sonora, ma un pezzo che secondo me è molto appropriato, di cui non so quanto intro c'è, mi pare non ce ne sia. Parliamo di Children of Bodom, forse qualche volta li ho già portati. Quindi di nuovo abbiamo di nuovo la montagna russa impazzita, esatto. In alto, pazzesco. Hellhounds on my trail.
As a kid, I thought I'd save the world. Running round and chasing all the criminals. Swinging on a web, flying in the sky. Shooting lasers from my eyes. But now I know it never was my destiny. It's not my place in life, not who I'm meant to be. And I don't need the glory, I don't need the fame. And I don't wanna wear this cape. Cause on the inside, I know it won't last. On the inside, I'm an outcast. It's not that I don't love to solve a mystery, but life is hard enough with one identity. If silence is the voice of a new generation, then I could live up to all of your expectations. I'd hammer down hard like a Mayan fist, then disappear like I don't exist. Allora, qua la montagna russa è su o è giù? È giù? Beh sì, prima dai. Era su? Beh sì sì, tra l'altro rispetto ai Children of Bodom ci ha scritto Cesco dicendo bello il tributo a Battiato, ma non era quello, arriverà verso la fine. E Beppe invece ci manda il suo voto e dice 7,5, però Erika ha avuto la sfortuna con un tesoro che lo ha fatto incazzare. Non capisco cosa voglia dire, ma lui credo di sì. Sì, ci sono stati dei punti in cui il gioco non ha funzionato come doveva, sono incazzato come un pinguino. Ok, ok. Va bene, va bene. Allora, Weezer. Sì. Ne parlammo di quest'album Van Weezer un anno fa. Sì. Ok. Poi c'è stata la pandemia, il lancio dell'album è stato rimandato al 2021, come tanti artisti hanno scelto di fare. Il punto è che il 21 gennaio 2021 è uscito un altro album che non era Van Weezer, ma un altro album completamente diverso, tra l'altro anche nei suoni, che si chiamava Ok Human. E noi, se ti ricordi, quando abbiamo ripreso con il Tio, avevamo passato un pezzo, un nuovo singolo, sì, di Weezer, che tra l'altro ci era anche piaciuto parecchio, ed era tratto dall'altro album, non da questo, perché poi il 7 maggio è uscito questo album. Ma nel frattempo, 7 maggio è uscito questo album, il 14 maggio è uscito un altro singolo dall'altro album di gennaio. Si capisce più una fava. Vabbè. Però, vabbè, io ho provato ad ascolticchiarli un po' e ho beccato un pezzo in Van Weezer, in quello dell'anno scorso che è uscito quest'anno, sì, eccetera eccetera, che mi ha ricordato un altro pezzo. Io te lo faccio sentire. Ditemi, amici ascoltatori, cosa vi ricorda. Vai. Così è un po' a buttala. Ma è... Allora, è una roba... A parte figlia metallica, però... Vabbè, no, è assolut- no, è una roba che... una roba che non posso sapere per il semplice fatto che tu ora ti aspetti che io la sappia. Sì, vabbè, te la spoilerò così. Vai. Ti metto Crazy Train di Ozzy Osbourne. Secondo me il nostro, se c'è il nostro Marco Rock in ascolto, l'ha chiappato al volo, però. Questo è Ozzy Osbourne. E va bene.
pezzo l'hai beccato, te lo ricordi il pezzo di prima? Sì. Sì. Ok. Beh, allora, ma penso sia voluto, penso sia proprio un tributo. Beh, sono identici, quindi. Sono identici, quindi penso e spero anch'io. In realtà, però, alla fine. Senti, non... anche qua. È proprio identico. Ma allora, perché in realtà quell'album Van Weezer era un tributo a, insomma, certi suoni, anche il titolo che riprendeva Van Halen, sì, eccetera, sì, eccetera. Quindi penso sia voluto, credo, spero, insomma. Sì, ma sicuramente, sicuramente. Mentre... Scusa, ti ho interrotto? No. Buonanotte, buonanotte, amore mio. Sto andando troppo di fretta? No. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Allora, è importante, è arrivato... Stiamo cercando di essere più sintetici perché c'è uno spazio che vogliamo riservare al compianto, insomma, di cui parleremo tra poco, che è molto importante, insomma, uno spazio importante da riservare. Mentre io adesso vorrei darvi la buonanotte, un po' in anticipo, parlando di... Hai presente? C'è mai un pezzo che lo senti e tu sai che quel pezzo lì, cioè anni dopo ci ripensi, te lo riascolti e sai che quel pezzo lì in qualche maniera ti ha formato dal punto di vista musicale? Sì, beh, certo, sì, sì, sì. Allora, a me è capitato con questo gruppo italiano, che adesso io spero, perché poi magari... Ciao, 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 ciao a chiunque ci saluta fuori dalla finestra. E io spero di non... insomma, di non... Con parole tue, Eric, con parole tue. Stiamo parlando dei Giuda. È un gruppo italiano che io ho conosciuto per caso totalmente quando ero un ragazzino all'ultimo K-Fest, quando ancora c'era, a cui sono andato, e io non so più che fine abbiano fatto. Non li trovi manco più su Spotify, ti escono, scrivi Giuda come sono scritti loro con la J, ti escono dei gruppi messicani. Boh, informiamoci, adesso andiamo a leggere e cerchiamo di capire che fine hanno fatto. Yeah.
domani, ma dopo domani ho da fare. Mi spiace interromperlo, però purtroppo rischiamo di andare lunghi. Questa era Trema dei Giuda, dall'album Male Lieve. Allora, come ti dicevo, io l'unico motivo per cui riesco ancora ad ascoltare i pezzi di quest'album è perché me li ero aggiunti anni fa su una playlist di Spotify. In realtà loro non ci sono nemmeno più. Cioè, se io vado su questo pezzo e faccio visualizza artista, mi butta su della musica. Non te lo fa vedere. Mi butta su della musica cristiana. A volte capita, probabilmente per un discorso di diritti, che magari non ci sono stati accordi tra la casa discografica e Spotify. Magari è una produzione indie, un'etichetta indipendente, quindi magari non c'è stato l'accordo. Sicuramente. Io mi ricordo che ero rimasto folgorato, li avevo visti dal vivo, ero rimasto completamente folgorato. E sto pezzo mi ha veramente accompagnato un po' per l'adolescenza e un po' per tutta la vita, questo pezzo in particolare. E non c'è nient'altro da dire, cioè mi ha proprio. È un pezzo di me. Questo pezzo è un pezzo di me. Chi sa, i Giuda, se mai i Giuda o qualche componente di Giuda dovesse mai sentire, scriveteci 349-192-7726. Scriveteci su Instagram, sui social, esatto. Sui social del Ti Odio. Perché io ho bisogno di sapere che fine avete fatto, perché, per come, ho bisogno di parlarvi. Fine, scusate, fantastico. Intanto il nostro Davide. Dice che è un gran pezzo, bravo Eric. Voilà, io spero solo, quello che stavo cercando di dire prima balbettando è che spero solo che non si siano sciolti per qualche motivo violento. Tipo, si è scoperto che lui era un serial killer, allora non potevo parlare. La vita ti porta a prendere altre strade, ci sta, va bene. Speriamo, va bene. Chissà. Ok, siamo arrivati alla fine e insomma avevamo deciso che avremmo fatto un omaggio a Battiato. Allora, e lo facciamo chiudendo con un suo pezzo, insomma, perché io credo non ci siano molte parole, però insomma so che invece tu qualcosa da dire ce l'hai. Allora, io quello che voglio dire è questo: intanto sono contento di aver fatto, anzi forse anche Cesco mi pare mi abbia fatto in privato prima, mi pare, i complimenti, dopo me lo rileggo, perché in realtà in questo momento sono tutti che aprono, ovviamente tutti cavalcano e aprono con Battiato, con i pezzi più classici, tutti con la cura, rompono i coglioni con sta cura e aprono con Battiato, c'è Battiato dappertutto. Ora, secondo me invece è bene farlo in chiusura, riservare questo piccolo spazio di rispetto in chiusura, è bene scegliere un altro pezzo, è bene ricordarlo anche da profano. Allora, io ti dico questo: io di Battiato sono sempre stato un po' un profano, non sono mai stato un estimatore bestiale, ma me lo porterò nel cuore grazie a Beppe, perché mi ricorderò sempre. Beppe ce l'ha scritto poco fa, il suo artista preferito. Certo. Mi ricorderò sempre. Ce l'aveva fatto anche mettere. Mi ricorderò sempre di questa serata barra nottata. Abbiamo mangiato fuori io e lui e un altro nostro amico, Ricky, che salutiamo calorosamente e sicuramente però non ci sta ascoltando. E insomma, io mi ricordo di questa nottata dove lui ci ha fatto una testa così, ci ha analizzato, ha fatto un'analisi logica di tutti i pezzi di Battiato, ne ha parlato come mi sembrava un insegnante di storia dell'arte appassionato che parla veramente del Bernini, delle robe, e ci aveva fatto questa analisi con una passione, una luce degli occhi che io non posso, insomma, non portarmelo anche un po' nel cuore. Testamento? Lo mettiamo e testamento, stiamo zitti? Testamento, sì, e salutiamo così. E niente, noi ci risentiamo tra 15 giorni e vi lasciamo con questa meraviglia. Alla prossima puntata. Buonanotte. Ciao. Lascio agli eredi l'imparzialità, la volontà di crescere e capire, uno sguardo feroce e indulgente per non offendere inutilmente. Lascio i miei esercizi sulla respirazione, Cristo nei Vangeli parla di reincarnazione. Lascio agli amici gli anni felici delle più audaci riflessioni, la libertà reciproca di non avere legami. E mi piaceva tutto della mia vita mortale, anche l'odore che davano gli asparagi all'urina. We never died, we were never born, we
linguaggi urbani si intrecciano e si confondono nel quotidiano. Fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza, l'idea del visibile alletta, la mia speranza aspetta. Appese a rami spogli, gocce di pioggia si staccano con lentezza, mentre una gazza in cima ad un cipresso guarda. Peccato che io non sappia volare, ma le oscure cadute nel buio mi hanno insegnato a risalire. E mi piaceva tutto della mia vita mortale. Noi non siamo mai morti e non siamo mai nati. Signore e signori, buonasera. Con una punta d'orgoglio, siamo qui per esporre agli azionisti e ai giornalisti presenti i risultati delle nostre strategie di investimento.